Piagnoni, facciamo a cambio? Io sto nel trasportino e voi passate lo straccio? Eh? Dai, che adesso vi libero, un attimo solo. Ok, ore 3:10. Martina pranza con della zucca che mi sono cotta prima e non so che altro. Ciao a tutti raga, scusate la luce un po' orribile e i miei capelli abbastanza orribili, però tra un po' mi devo andare a fare la doccia, quindi sono un po' così da casa. Tra l'altro non so se vado in palestra dopo, devo decidere, quindi in caso li laverò dopo palestra. Sto preparando il passato di verdure, guardate, allora qui ci sono praticamente cavolo verza rosso e cavolo normale. Adesso ci vado a mettere il porro e poi altre verdure così avanzate in frigo e faccio tipo un mega brodo passato di verdure. Pisellini surgelati e quella polvere che vedete è il brodo il dado granulare di Natura Sia. Adesso ci metto un po' d'acqua e faccio cucinare il tutto. Intanto in quest'altra padella gigante vado a preparare il mio sugo. Questi sono gli ingredienti, ma comunque la ricetta ve l'ho già fatta vedere, ve la lascio qua nella i perché è un sugo buonissimo senza olio per condire la pasta e non solo. Oddio, oggi giornata super produttiva per quanto riguarda cucina e casa, perché sto prendendo il cavalletto, perché sto per preparare un dolce. In realtà perché ho scoperto che l'albume mi sta per scadere, quindi devo usarlo prima che scade. Poi vabbè, farò un normalissimo dolce con farina, albume, yogurt e stevia da mangiare così inzuppato nel latte. Allora, vediamo. Utilizzeremo semplicemente farina, albume, yogurt e stevia. Poi ho preso anche, vabbè, lievito e questo qua che è un aroma all'arancia. Allora, qui faccio le cose che mi vengono in mente, quindi ho deciso di mettere anche un po' di succo d'arancia per fare proprio un dolce all'arancia. Il succo d'arancia. Adesso, come ultimo ingrediente, andiamo ad aggiungere lo yogurt. Questa me la bevo. Questo non ce lo metto, voglio lasciare il gusto delicato. Raga, guardate che meraviglia! Cioè, è venuto benissimo! Adesso aspetto che si raffredda e poi assaggio questi. Guardate che belli! Cioè, sono venuti perfetti. Assaggio questi. No, si è un po' attaccato. Devo comprare anche i pirottini di silicone, perché con il silicone non si attacca. Cioè dai, trovo sia venuta perfetta. Comunque la ricetta ve la lascio giù nell'info box. Adesso io me ne mangio un'altra fetta. E dentro, ragazzi, metto la crema di arachidi al gusto torrone, che è un'edizione natalizia, che la trovate sul sito di NetBuddy. E potete inserire il mio codice sconto, ma prima dovete registrarvi. Praticamente dovete registrarvi a mio nome Smarties nella sezione promo code, poi fate tutti i vostri acquisti, mettete tutto nel carrello, al momento del pagamento inserite nuovamente Smarties. Buonissimissimissimissima. Comunque raga, questo è il risultato finale del passato di verdure. Direi che il colore non è molto invitante, però sarà buonissimo, caldo, coccoloso. Passato di verdura, color cacca, pronto per essere surgelato. Raga, buonasera. Sono passate un po' di ore e questo video non ha senso. No, non lo so, però mi andava di fare un video un po' strano, tipo riprendo qualcosa quando mi va. Facciamo questa prova. Non so se gradite questo tipo di video, un po' a caso, un po' spezzoni della my life, presi a destra e manca.
Non lo so, fatemi sapere se vi piace. Comunque, sono le 11:30, 11:23 per l'esattezza, e sono appena tornata da pool. Ora mi faccio un piccolo pre-nanna e poi vado a nanna. Anzi, no, prima mi faccio la doccia e poi vado a nanna. Come pre-nanna, ragazzi, mi mangio lo Yorkie Pro. Questo lo trovate su Netbody, ma non c'è solo questo, ci sono anche i Bounty, i Mars, tutte barrette versione proteica. Oh mio Dio. Cioè, guardate le mie labbra, sono tutte tutte screpolate. So, doccia e nanna. Tra l'altro non so se vi ho detto che Fabio non c'è. Sì, è partito 5 giorni per Roma, perché per lavoro. Quindi io sono sola, soletta, anzi no, ho i miei gattini che mi fanno compagnia. E infatti adesso me li porto tutti e due nel letto e dormiamo insieme. Sono in partenza, sto andando in palestra e sono veramente in ritardo. Che palle! Questo è il lato brutto della mia vita, è che sono sempre di corsa. Cioè, sono mostruosa, non sono nemmeno truccata. Ho le labbra tutte screpolate per il freddo, il raffreddore. E veramente sono inguardabile. Beh, raga, ora devo salutarvi perché appunto vado in palestra e non potrò riprendere niente, perché se mi metto pure a riprendere non finisco più. Ci vediamo questa sera per la cena. Raga, sono di nuovo qua. Ancora devo entrare al lavoro, ma sto per pranzare. No, volevo farvi vedere la tristezza assoluta che è il mio pranzo, del mio pranzo oggi. Cioè, già il fatto che me lo mangio in macchina è triste, e poi, cioè, pane e frittata d'albume. Cioè, non ho fatto in tempo nemmeno a portarmi le verdure. È veramente un pranzo veramente triste. Buonasera, ragazzi, buonasera. Allora, io ho già cenato e sono tipo le... Che ora è? 10:40. Praticamente ho scordato la videocamera in macchina e non avevo voglia di andarla a prendere. E quindi ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho pulito la lettiera e nel mentre portavo fuori la cacchina, ho detto fammi prendere la videocamera così chiudo questo video nonsense. Perché ragazzi, questo penso che sia il video in assoluto più nonsense. Vabbè, comunque niente, io vado a dormire, mi strucco e guarda. Mi metto un quintale di crema perché, cioè, boh, mi sento tutta screpolata qua. Vabbè, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Anche se veramente c'è un video di merda. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao.